5 tappe, dal 31 maggio al 5 giugno. Una cinquantina di chilometri al giorno per un dislivello medio superiore a 1600 metri. È Rally di Romagna 2018, la terza corsa europea più importante dedicata alla disciplina della mountain bike, che porterà a Riolo Terme corridori da Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Germania e ovviamente Italia. Il Rally di Romagna 2018 è il rally dei record. Il record come numero di iscritti, come numero di nazioni partecipanti, e secondo me anche il record dei percorsi finora più belli che siamo riusciti a tracciare nel nostro territorio. Partiremo tutte le tappe da Riolo Terme per arrivare e toccare i comuni di Brisighella, Palazzuolo sul Segno, Casola Valsegno, Borgo Tossignano, Castel del Rio. Tappe da 1000 metri, abbiamo il tappone dell'ultramarathon che tocchi 3000 metri in 90 km. Quest'anno avete introdotto l'ultramarathon, che cos'è? L'ultramarathon è la prima ultramarathon, quindi 90 km per 3000 metri di dislivello, che c'è qui in centro Italia e sarà anche campionato nazionale ACSI. L'anno scorso i complimenti da tutti i partecipanti per l'organizzazione, quest'anno l'obiettivo qual è? L'obiettivo è far divertire i nostri amici partecipanti al Rally di Romagna.